Consorzio di bonifica adotta annualmente gli atti di programmazione all'interno dei quali sono inseriti gli interventi che andrà a eseguire in un lasso di tempo preciso, tra cui il programma triennale lavori pubblici e il piano delle attività di bonifica, redatto secondo i dettami della Regione regionale e dalla Regione Toscana approvato ogni anno. All'interno del piano delle attività di bonifica sono riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di vigilanza e nuove opere che il Consorzio è chiamato a eseguire durante l'anno in base a in coerenza con le previsioni di bilancio precise che sono indicate nel piano stesso. Il Consorzio di bonifica ha una struttura tecnico-operativa e amministrativa interna che consente l'esecuzione di parte di lavori in amministrazione diretta in economia, quindi con il proprio personale operaio, ma soprattutto funge da stazione appaltante che opera appunto con affidamenti in appalto a operatori economici esterni. E per questo appunto è considerato una vera e propria stazione appaltante, perché è soggetto a tutta la normativa nazionale e europea che riguarda appunto la contrattualistica pubblica. Effettua quindi delle procedure di gara di appalto per l'affidamento all'esterno a operatori economici qualificati dei lavori, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari riguardo la contrattualistica pubblica e con un'osservanza particolare alle norme cosiddette sulla multifunzionalità delle imprese agricole forestali, soprattutto appunto per lavori i cui prezziari sono fatti sulla base dei prezziari agricoli e forestali. La multifunzionalità delle imprese secondo una serie di norme nazionali, ma anche secondo i dettami impartiti dalla Regione Toscana, che approva costantemente protocolli d'intesa tra Regione Toscana, ANBI e ANCI, che comportano quindi l'individuazione degli operatori economici da invitare alle varie procedure di appalto attraverso la consultazione di questo ventaglio di ditte che sono appunto imprenditori agricoli puri e imprese forestali e edili. L'ufficio Catasto e Concessioni si occupa della formazione e successiva riscossione del ruolo di contribuenza che annualmente viene richiesto ai contribuenti che fanno parte del nostro comprensorio di bonifica. Il contributo di bonifica sta alla base di tutto il lavoro che successivamente viene svolto dal consorzio. Infatti, con il contributo di bonifica vengono poi finanziate parte dei lavori che il consorzio effettua all'interno del comprensorio. Come viene calcolato il contributo di bonifica? Viene calcolato sulla base, prima di tutto, alla base ci sta un piano di classifica, le cui linee guida sono state date dalla Regione Toscana in applicazione della legge 79 del 2012. Il piano di classifica stabilisce dei criteri di calcolo, dei criteri degli indici tecnici e di calcolo che saranno poi applicati unitamente all'indice economico che è per i fabbricati e la rendita catastale e invece per i terreni e il reddito domenicale, tramite tutti questi parametri viene stabilito poi il contributo di bonifica. Annualmente il consorzio tramite un bilancio preventivo stabilisce la cifra che è necessaria per effettuare, come ho detto, sia i lavori di manutenzione che anche
finanziaria progetti specifici. Quindi questo bilancio preventivo vengono stabilite queste somme che poi serviranno e nonché tutte le altre somme che servono per il funzionamento stesso del consorzio. Annualmente quindi viene definito il piano di riparto. Il piano di riparto stabilisce dei coefficienti che poi unitamente agli indici tecnici e economici definiscono il contributo che grava su ogni singolo immobile, sia terreno che fabbricato.